Esercizio sull'equazione differenziale alle variabili separabili. Allora, dall'esercizio che faccio, l'esempio che faccio, rivediamo brevemente il metodo. Innanzitutto le variabili separabili sono l'unico esempio di equazione differenziale non lineare che vedremo. Come si riconosce le variabili separabili? Beh, in realtà si deve riconoscere la non linearità, poi siccome è non lineare, l'unico metodo che abbiamo visto è quello, quindi sarà variabili separabili. Comunque, la struttura che dovete avere è la seguente: derivata prima della funzione che dovete cercare, quindi da questa parte solo la derivata prima, dall'altra parte un prodotto di due funzioni, una funzione solo della variabile x e una funzione solo della variabile y di x. Questa è la forma normale del cambio di delle variabili separate. Se i termini sono non messi in questa forma, uno deve prima ricondurli a questa forma per poter applicare il metodo che abbiamo visto. Allora, come si agisce? Allora, si agisce in questo modo. Allora, intanto scriviamo un attimo qui la... la prima cosa che si fa è si cerca di isolare a sinistra e a destra dell'uguale i termini, quella parte che dipende solo da x e quella parte che dipende solo da y. In questa operazione molto spesso dovrete fare dei rapporti. Allora, quando portate questo dall'altra parte, quindi dividete per y quadro, come sempre, come dovrebbe accadere ogni volta che voi dividete per una cosa che potrebbe essere 0, dovete discutere cosa succede quando y è uguale a 0. Allora, il caso y è uguale a 0 in realtà non solo è importante per questo passaggio algebrico, ma perché anche in questa operazione si trovano già delle soluzioni, si chiamano soluzioni stazionarie. Forse non è quella che vi interessa, cioè quella che soddisfa la condizione iniziale, ma sono comunque interessanti perché sono un po' un riferimento anche per la soluzione che dovete trovare. Quando dividete dovete discutere quando la funzione di y per cui dividete, quando è uguale a 0. Qui la funzione è y al quadrato, quando è che questo è 0? Quando è y uguale a 0. La funzione costante uguale a 0 è una soluzione stazionaria, anzi è l'unica soluzione stazionaria di questa equazione. Quindi scrivete qui y uguale a 0, soluzione stazionaria. Poi, dopo che avete fatto questa operazione, cioè avete scritto questo, allora potete dire, adesso supponiamo che y sia diverso da 0, dividiamo e continuiamo la risoluzione. Nella risoluzione questa non comparirà più, questa è già nell'insieme delle soluzioni, va bene, di questa equazione. Quindi quella intanto è trovata, adesso si cercano anche le altre. Allora, una volta fatta la separazione, cosa si fa? Si integra da entrambe le parti, da x con 0, cioè da 0 fino a x, 0 fino a x, e poi qui c'è un dx che manca, quindi qui si applica la stessa operazione a entrambi i membri, non c'è trucco, si applica la stessa operazione che è quella di integrare in dx da 0 a x, va bene? Ecco, qui, e questo se volete un passaggio, questo qui in particolare che poi potrete saltare se ve lo ricordate, questa roba qui poi automaticamente si cambia variabile e si scrive dy su y quadro e qui si mette y0, cioè questo termine qua, perché la variabile y deve andare da 1 a y di x. Quindi se volete saltare questo passaggio intermedio potete anche fare così, prima separate. Quando scrivete da questa parte y quadro lo scrivete già senza la variabile x, al posto della derivata prima ci mettete direttamente il differenziale e quando mettete gli estremi di integrazione dovete mettere l'estrema integrazione per la x da questa parte e l'estrema integrazione per la y da quest'altra parte. Attenti a non confondervi perché questo è x con 0 e questo è y 0, che è il valore iniziale della y. Bene, adesso a questo punto, fatta questa operazione, l'equazione differenziale è ricondotta alla risoluzione di due integrali. Quindi adesso si fanno separatamente questa integrale e l'altra integrale. Allora, facciamo prima questo. Quando si fa la primitiva di questo si ottiene 1 su y e questo andrà valutato tra 1 e y di x.
primitiva di 1 su y quadra meno 1 su y. La primitiva di una primitiva di 2x è x quadro, quindi qua dobbiamo scrivere x quadro e la moltiplicazione che va fatta da 0 a x. Va bene? Allora, fatto questo, adesso possiamo valutare agli estremi. Notate che se intendiamo subito la condizione iniziale non ci sarà una costante arbitraria poi da trattare. Allora, vediamo un po' qui cosa succede. Qui viene meno 1 su y di x meno, sostituite 1, quindi meno 1. Questa è la differenza che corrisponde a questa parte, quest'altra invece viene semplicemente x quadro. Attenzione anche a questa piccola confusione che c'è tra la variabile x, che sta qui, che sta anche qui, e la variabile invece interna. La variabile interna si dice anche una variabile muta, cioè non ha un, ha un significato solo all'interno dell'operazione che dovete fare. Come un ciclo, dove usate una variabile, finito il ciclo, la variabile non è più importante. Poi successivamente, quando è esaurito la sua operazione qui, si calcola agli estremi con questa x e con quest'altra. Quindi c'è una differenza importante qui, perché qui è sottintesa che si fa prima questa operazione e poi quest'altra operazione. Quindi questa variabile non è la stessa di quella, perché non confondo. Allora, qui appunto va valutato in x quadro e in 0. Bene, adesso separiamo. Adesso, se vi ricordate dal procedimento della volta scorsa, questo è praticamente un procedimento obbligato. Qui le difficoltà possono essere di cercare la primitiva, va bene? Però una volta esaurito l'equazione differenziale e integrale, c'è ancora una piccola difficoltà che è sull'inversione della funzione, sul fatto di esplicitare la funzione y di x. Alle volte è un'operazione liscia, alle volte invece è un po' più complicato, perché dobbiamo fare alcune considerazioni. Allora, qui c'è x quadro. Allora, se vogliamo esplicitare y di x, allora qui bisogna pensare di spostare i termini, isolarli da questa parte, quindi questo più 1 diventa meno 1 da quest'altra parte, e a questo punto qui possiamo cambiare segno e invertire, e quindi otteniamo 1 su 1 meno x quadro. E questa è la soluzione. Ecco, vorrei farvi notare una cosa. Adesso poi dipende, diciamo, l'esercizio, come in questo caso chiede solo la soluzione, però è interessante un po' capire come questa funzione qui sta rispetto alla soluzione stazionaria, tanto per far capire che la soluzione stazionaria adesso in questo esempio non è così decisiva, però è importante capire la relazione tra questa e quest'altra. Allora, questa è la soluzione stazionaria, y uguale a 0. Questa funzione qua, non bisogna essere dei draghi per saperla disegnare, allora, è una funzione che non è definita in 1 e meno 1, è una funzione che sarà simmetrica rispetto all'asse x, e potete pensare che quando x tende a 1, se quando tende da questa parte, questo sarà un po' più piccolo di questo, quindi questo tenderà più infinito. Quindi qui una funzione crescente, così. All'esterno invece è fatta così. Allora, qui la condizione iniziale era y di 0 uguale a 1. Y di 0 uguale a 1 vuol dire che partiamo da qui, y di 0 uguale a 1, sì, che partiamo da qui e seguiamo, dovete pensare questo come rappresenta qualcosa, va bene? Il funzionamento di qualcosa. Allora, dove ha senso questa funzione qua? Allora, sicuramente non ha senso in meno 1 e 1, eh? Però una cosa importante è quello che si chiama l'intervallo massimale di definizione di questa soluzione. Se voi iniziate qui, da 0, l'intervallo qui massimale è l'intervallo meno 1, 1. Perché meno 1, 1? Perché questo è il punto iniziale. Il resto della funzione collegato con questo punto sta qui, ma su 1 la vita, diciamo, di questa soluzione si interrompe, lì non è definita, e qui la stessa identica cosa. Quindi la soluzione di questo sistema non è solo questo, è questa funzione qui definita nell'intervallo meno 1, 1. Se il punto iniziale fosse, non so, qua giù, la parte
la soluzione dove sarebbe definita? Sarebbe definita solo da 1 a più infinito. Insomma, bisogna prendere l'intervallo che contiene, diciamo, il punto iniziale, eh? E pensare che questa cosa è, insomma, sta roba qui arriva fino a qui, poi va a più infinito, e di qua va indietro e va ancora più infinito, oltre, qui c'è una barriera che non è valicata. Ecco, quindi questo è l'intervallo massimale. Poi, diciamo, la soluzione stazionaria, come vedete, separa un po' i rami di questa funzione, eh? E molto spesso le soluzioni stazionarie, che sono appunto soluzioni orizzontali, separano il flusso dalle altre soluzioni. Perché questo? Perché è una cosa che non facciamo, ma quando si studiano le equazioni differenziali spesso si fanno dei teoremi di cosiddetta esistenza e unicità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi prendete un punto, ci sono dei teoremi che vi garantiscono che per quel punto passa una soluzione e che quella soluzione è unica, va bene? Noi queste cose non le facciamo, ma tenetele presente perché, appunto, per esempio in questo caso, che per questo tipo di funzioni c'è esistenza e unicità, il fatto che qui ci sia una soluzione stazionaria vuol dire che le altre soluzioni, anche se non sapete dove stanno, non potranno mai attraversare questa soluzione, va bene? Quindi le soluzioni stazionarie in qualche modo dividono il piano in strisce all'interno delle quali vivono le altre funzioni. Perché se c'è questa esistenza unicità non può esserci un fenomeno di questo tipo, anche se tu non sai qual è la soluzione. Perché se ci fosse un fenomeno di questo tipo, per questo punto qua sarebbero due soluzioni. Quella che va dritta e quella invece che la attraversa, va bene? Quindi questi teoremi di esistenza e unicità noi non li facciamo, ma sarebbero importanti perché quando uno non è in grado di trovare la soluzione, anche se ha le soluzioni stazionarie, già ha un'idea di quello che succede, perché tutto quello che inizia da sta parte rimane da sta parte e tutto quello che inizia qua sopra rimane lì sopra. Va bene, allora questa è la soluzione. Vediamo un altro esempio. Ah sì, variando la condizione iniziale, la forma delle soluzioni, potete vederle sulle dispense, cambia un po', però diciamo rimane comunque rispettata che qualunque sia la soluzione non attraversa mai la soluzione stazionaria. Vediamo un altro esempio. Allora, adesso lo scrivo così, ma allora, sulle dispense non compare così, compare già nella forma normale. Forma normale cosa vuol dire? Derivata prima uguale a qualcosa. Quel qualcosa poi potete vedere se la funzione è lineare oppure no e decidere come svolgere l'esercizio. Per esempio, in questo caso qui, in realtà questa equazione differenziale potrebbe essere risolta in due modi diversi, perché questa qui è lineare, va bene? È lineare. La parte in y compare con la derivata prima e con un'altra funzione y, va bene? È una funzione del primo tipo di quelle che abbiamo fatto. Se la volessimo mettere in forma normale rispetto al primo tipo che abbiamo visto, cosa dovrei scrivere? Dovrei scrivere y' di x, poi dovrei portare questo da questa parte, meno x, y di x, dovrei dividere tutto per il quadro più 1, e poi dall'altra parte rimarrebbe un meno x diviso x quadro più 1. Questa è la forma normale, cioè dalla quale far partire poi il metodo delle funzioni delle equazioni differenziali lineari a coefficienti non costanti del primo tipo che abbiamo visto. Quindi questa si potrebbe anche fare in questo modo. Se invece, quindi quando riconosciamo la linearità, può darsi anche che ci siano addirittura due modi per farlo. Se lo vogliamo fare con le variabili separabili, non possiamo ricondurla a quella forma, ma a quest'altra forma. Dovete comunque dividere per il squadro più 1. E a questo punto che cosa avete? Sì, questa è lineare, va bene? Però è anche variabile separabile. Perché variabile separabile? Perché c'è questo fattore qui che dipende solo da x e c'è questo fattore qui che dipende solo da y. Quindi si può fare anche con le variabili separabili.
Allora, proviamo a farla con le variabili separabili. Allora, che cosa dobbiamo fare? Allora, facciamo subito l'operazione, diciamo, di scrittura delle integrali, dei due integrali diretta, senza fare molti passaggi. Allora, da questa parte prendete solo la parte che dipende da x e integratela subito da questo a questo. Dall'altra parte invece scriviamo il dy, qui sotto si chiama y meno 1, e qui integriamo da questo, da 0, a y di x. In questa operazione di divisione ovviamente dobbiamo considerare la soluzione stazionaria y identicamente uguale a 1. Questa è una soluzione stazionaria. Per favore, quando fate questa operazione indicate sempre la soluzione stazionaria che avete trovato. Beh, perché è importante? Non solo perché così capisco se vi siete posti il problema oppure no, ma anche perché se la condizione iniziale fosse y di 0 uguale a 1, se la condizione iniziale fosse questa, vuol dire che il punto iniziale che state dando sta già sulla soluzione stazionaria. E quindi la soluzione del problema sarebbe già la funzione costante uguale a 1. Bene? Se non siete così fortunati da essere già direttamente sulla soluzione stazionaria, vuol dire che la soluzione stazionaria potrà servire per altre cose. Bisogna trovare l'altra, quella che poi soddisfa le condizioni iniziali. Anche qui, se vi ricordate, la condizione iniziale era questa. Vi ho detto, se la soluzione è qui, la soluzione poi è questa qua. Se la condizione iniziale è qua giù, la soluzione è data a questo pezzo. Se la condizione iniziale avesse dato un punto, non su meno 1 no, ma se avesse dato un punto qua, allora la soluzione sarebbe stata costante. In realtà anche se davo meno 1 andava bene, sarebbe stata la soluzione costante. Allora, qui non siamo così fortunati, quindi dobbiamo integrare. Allora, dobbiamo integrare prima questo. Allora, quando integriamo questo, allora qui dovete modificare, diciamo, il differenziale in questo modo, poi integrate il reciproco e quindi troverete il logaritmo del valore assoluto di y di x meno 1. Anzi, mettiamoci y che poi facciamo tutta l'operazione. Allora, questo da 0 e y di x. Allora, poi da quest'altra parte invece dobbiamo integrare questo. Allora qui cosa possiamo fare? Possiamo portare la x qui dentro. Facciamolo qui in basso. Allora posso integrare la x qui dentro. Porto fuori l'un mezzo. Questo e poi aggiungo 1, quindi quando integro troverò un mezzo logaritmo di x quadro più 1. Ovviamente adesso stiamo svolgendo le equazioni differenziali sulle integrali. Le integrali che potete trovare qui saranno senz'altro più semplici degli esercizi dove c'è integrale nudo e crudo, quindi sono pochi passaggi, però qua c'è un passaggio. Questo era immediato, questo è un passaggio, bisogna farlo. Quindi la primitiva è un mezzo, lo possiamo mettere fuori, è logaritmo di 1 più squadro. E questo è integrato tra 0 e x. Bene? Ok? Allora, questo è un appunto che potete fare in basso, poi lo scrivo. Allora, adesso sostituiamo e vediamo un po' che cosa viene fuori. Allora, qui viene logaritmo di y di x meno 1. Allora, gli autodidatti, si capisce. Adesso dobbiamo fare la sostituzione, quindi qui viene un mezzo logaritmo di 1 più x quadro. Va bene? Quando sostituite 0 vi viene 0, da questa parte quando sostituite 0 viene 0, quindi viene solo questi due termini. Va bene, adesso dobbiamo smontare questa uguaglianza perché a noi ci interessa la y di x, bene? Dobbiamo estrarre la y di x. Allora, che cosa bisogna fare? Attenzione, qui non potete subito togliere i logaritmi perché prima c'è di mezzo questo un mezzo, eh? Un mezzo ci sta.
poi potete togliere il logaritmo se c'è il logaritmo dall'altra parte e il logaritmo solo dall'altra parte. Quindi prima mettere l'un mezzo qua dentro. Allora, quando mettete un mezzo lì dentro avete una bella radice quadrata. Qui non abbiamo messo il valore assoluto perché 1 più squadro è positivo, e anche quando facciamo la radice quadrata non succede niente di particolare. Poi la funzione del logaritmo in questo caso appunto è una funzione invertibile, possiamo a questo punto togliere e troviamo y di x meno 1 valore assoluto uguale a radice quadrata di 1 più squadro. Va bene? Ora siamo di fronte alla prima problema di biforcazione, perché avete un valore assoluto e l'uguaglianza può essere vera tra, diciamo, questo argomento e questo, se questo è a segno più o meno. Quindi y di x meno 1 uguale a più o meno radice di 1 più squadro, e con questo più o meno potete togliere il valore assoluto. Siccome poi noi stiamo cercando una soluzione, vediamo se la condizione iniziale seleziona una delle due soluzioni. Può darsi anche che le selezioni entrambe, eh? Però vediamo un po' in questo caso cosa succede. Quando mettete qui dentro y di 0 uguale a 0, cioè vuol dire sostituite la x0 e la y0, ottenete meno 1 uguale a più o meno radice di 1. Quindi qui bisogna prendere il meno, va bene? L'ha già fatta la progressione? Allora, questo è diventato un corso su 6 mesi e lo scorso eravamo arrivati a questo punto che quando abbiamo tolto il valore assoluto abbiamo dovuto mettere un più o meno, e poi per decidere se è possibile scegliere una delle due si riguarda la condizione iniziale, che è y di 0 uguale a 0. In alcune situazioni potrebbero rimanere anche entrambe, va bene? E quindi magari c'è più di una soluzione che passa per il punto iniziale. Ora, questa siccome è lineare, insomma, ci sono vari motivi per cui qui la soluzione sarà unica, e infatti si vede anche sostituendo i valori, perché valgo l'uguaglianza, quando mettete 0 e 0 verrebbe meno 1, più o meno 1, quindi bisogna scegliere questa volta il segno negativo. E quindi l'unica soluzione è 1 meno radice di 1 più di squadro. Bene? Questa soluzione, ecco, i grafici li trovate, ma non sono necessari, però almeno anche qui avere un po' un'idea di quello che succede. Allora, questa è la soluzione stazionaria y uguale a 1, e questa soluzione sta qui sotto e fa una cosa così. Sta tutta sempre da questa parte. Quelle che invece iniziano sopra sono tutte sopra. Questo, ecco, se per caso dovete, diciamo, notare delle intersezioni, magari di controllare. Potrebbe essere una soluzione doppia, ma allora vediamo il prossimo esempio. Allora, il prossimo esempio non si chiede solo la soluzione. Comunque la soluzione è tre quarti dell'esercizio, si chiede un'informazione su questa soluzione. Y' di x uguale a 2x coseno di y di x al quadrato e y di 0 uguale a 2y. Allora, qui chiede non la y ma il limite per x che tende all'infinito. Allora, facciamo un po' più di attenzione a questo esercizio che contiene tante cose, cose che si scrive poco ma si pensa tanto. Allora, coseno di y, allora qui appunto l'operazione è sempre quella di adesso di dividere per coseno di y di x al quadrato e intanto di individuare queste soluzioni stazionarie. Qui le soluzioni stazionarie sono quelle per cui il coseno di y è uguale a 0, eh? Quadrato ovviamente non è che cambia molte le cose quando il coseno di y è uguale a 0. E il coseno di y è uguale a 0 quando? Quando y è uguale a pi greco mezzi, tanto, però non solo questo valore, pi greco mezzi più k pi greco. Quindi qui ce ne sono tante di soluzioni stazionali, ce ne sono infinite. Quindi k che appartiene a z, va bene?
Adesso non faccio nessun disegno con questa soluzione stazionaria, voglio solo proseguire nel calcolo per poi farvi vedere che in realtà sapere dove stanno le soluzioni stazionarie può essere molto d'aiuto. Quindi diciamo che uno diligentemente trova le soluzioni stazionarie, intanto le scrive lì, poi vediamo che uso farne. Va bene, allora se y è diverso da questi valori e la condizione iniziale è 2π greco, quindi nessuno di questi valori, dobbiamo proseguire nel calcolo. Allora separiamo, e quando separiamo facciamo sempre le solite operazioni. Qui ci mettiamo il dy, e qui ci mettiamo l'integrazione tra la y iniziale e la y al punto x. E dall'altra parte invece abbiamo 2x dx dal punto iniziale a x. Integrazioni immediate, qui otteniamo arco tangente, no, tangente di y, e qui tangente di y valutata tra 2π greco e y di x, e qui invece otteniamo x quadro valutata tra 0 e x. Bene, sostituiamo i valori. Allora, nei valori particolari si annulla tutto, quindi otteniamo tangente di y di x, no, y uguale a x quadro. Bene? Allora, adesso bisogna cercare di identificare la y, va bene? Allora, bisogna togliere la tangente, va bene? Allora, uno come primo cosa fa? Scrive che questo è uguale all'arco tangente di squadro, va bene? Ma se fa così non fa bene. Perché non fa bene? Perché uno dovrebbe ormai aver capito che anche quando... Questa è, diciamo, un'osservazione bene elementare, ma che sfugge spesso, non so bene perché, ma un po' per la fretta, diciamo. Anche quando usate la calcolatrice, questo è un problema che avete anche con i numeri complessi quando dovete trovare l'angolo teta, no? Perché la funzione arcotangente non inverte tutta la tangente, va bene? Cosa vuol dire una vera funzione inversa? Una vera funzione inversa, allora qui c'è π greco mezzi. Se io ti do, diciamo così, questo valore, la tangente ti restituisce questo valore qua, va bene? Ma se tu fai l'arco tangente di questo, la funzione inversa dovrebbe farti il favore di restituirti il punto iniziale, no? Quindi se tu dai questo e calcoli questo, quando fai l'arco tangente non ti restituisce questo qua, ti restituisce questo, va bene? Perché? Perché? Perché l'arco tangente che cosa restituisce? Restituisce valori tra pi greco mezzi e pi mezzi, va bene? Tra questi qua, questi ti dà. Ma se tu l'hai preso qua giù, a distanza, che distanza c'è tra questi due? Pi greco o multipli di pi greco. Quindi quando applicate l'arco tangente vi inverte il valore, però ve lo costringe a stare tra meno pi mezzi e pi mezzi, dove ci sono gli angoli significativi per quanto riguarda la tangente. Poi, se tu vuoi esattamente questo, devi traslarlo di un multiplo di pi greco. Infatti, quando uno studia la trigonometria, sa che quando deve soddisfare questa uguaglianza, deve prendere un valore per cui vale l'uguaglianza, e poi qui deve mettere più k pi greco. Perché sarà uno di questi, va bene? Quando voi, diciamo, fate questa inversione, prendete un valore e poi, diciamo, è indeterminato a seconda del valore, perché qui tutto dipende dal valore iniziale, no? Allora, quindi in realtà quando fate questa operazione dovete fare così, e qui questo k sarà uno di questi, eh? E che cosa bisogna fare in modo che accada? Che quando tu ci metti qua dentro y0, deve venire 2π greco. Ma facciamo anche qualche disegno, anche così forse si capisce anche un po' meglio. È un po' lo stesso problema che avevate con il valore assoluto. Se avete il valore assoluto di x uguale, non so, ad a, potete dire che x è uguale a più o meno a. Bene? Non c'è un unico valore. Anche qui, perché questo? Perché il valore assoluto è così. Bene?
E quando voi assegnate una A, ci sono due valori possibili. Bene, quindi bisogna prevedere che possa essere questa, ma possa essere quest'altra. Quindi state attenti, perché se le funzioni non sono invertibili su tutto il dominio, ci sono delle cose a cui fare attenzione. Quindi anche in questo caso la condizione iniziale decide quello che deve succedere, perché se voi anche, mettiamo che uno all'inizio per la fretta si dimentichi questo, se si dimentica questo, come fa in 0 a fare 2π greco questa roba? No? Se voi mettete 0, qui viene 0, non soddisfa la condizione iniziale, vuol dire che non stai scegliendo la soluzione del problema, e magari se hai molta fiducia in quello che hai scritto dirai non c'è soluzione per questo problema, perché l'eventuale soluzione mi deve dare che in 0 fa 0. Ecco, in realtà quindi qui diciamo il k corrispondente è 2, tra i tanti possibili valori qui c'è una, non è una biforcazione, è infiniti casi, è quello che è soddisfatto dalla condizione iniziale è quello per cui k uguale a 2. Quando metti k uguale a 2, se dai 0 dai effettivamente 2π greco. Quindi la tua soluzione è arco tangente di squadro più 2π greco, va bene? E quando x adesso ti chiede questa cosa qua, ti chiede di fare il limite per x che tende a più infinito, lo fai subito, limite per x che tende a più infinito di y di x, allora questo qui è x che tende a più infinito, tende a π greco mezzi, e quindi verrà π greco mezzi più 2π greco, e quindi verrà 5π greco mezzi, va bene? Ecco, questa cosa qua, adesso i modi per accorgersene ce ne sono tanti. Va bene, può accadere che mentre fate il compito non vi venga subito in mente. La prima cosa, deve essere soddisfatta la condizione iniziale. Quindi qui già, se non mettete questo, c'è qualcosa di strano. Poi c'è un'altra cosa molto che vi aiuta a distinguere questo caso. Un'altra condizione. E sono queste benedette soluzioni stazionarie, perché... Qual è la situazione prima di fare i conti? Perché i conti, appunto, se si fanno bene, vanno anche ben interpretati, e soprattutto bisogna accorgersi se c'è la possibilità, se c'è qualche errore. Queste soluzioni stazionarie sono π greco mezzi, poi c'è più π greco, poi c'è 3 mezzi π greco, e poi c'è 5 mezzi π greco. Il piano è affettato da queste soluzioni stazionarie. Ora, vi ho un po' spiegato che in alcune condizioni c'è l'esistenza di unicità, cioè le soluzioni possono essere definite, qui sono definite su sono definite, però non possono attraversare queste soluzioni stazionarie. Allora, per esempio, qui da dove iniziate? Y di 0 uguale a 2π greco, quindi siete qua. Bene. E siccome io vi chiedo il limite per x che tende a più infinito, va bene? E se avete presente un po' questo concetto che non potete uscire da questa striscia, il limite va cercato qui dentro, va bene? Se la funzione inizia qua, deve restare qui dentro, deve stare tra 5 mezzi π greco e 3 mezzi π greco. Come si fa poi anche a vedere, senza fare tanti calcoli, che probabilmente il limite dovrà essere proprio 5 mezzi π greco? Perché? Beh, ci sono anche delle considerazioni che avevo fatto all'inizio, tutti quei disegnini con le inclinazioni. Sono cose che possono essere anche utili in questo caso. Per esempio, in questo caso qua, in questa zona qua, io ti chiedo il limite per x che tende a più infinito, no? Allora, in quella zona lì, che cosa c'è scritto qua? Qui c'è scritto 2x per coseno di questo. Attenzione, questa considerazione, no, se la svolgete così, è finito così. Ma se prima di svolgerlo, guardate un attimo, potete arrivare facilmente alla conclusione, anche senza fare molti conti, o almeno prevedere che probabilmente il risultato sarà quello. Questo qui, quando in questa zona qua, la x è positiva, questa roba qui è positiva. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che qualunque funzione starà qui dentro, deve essere crescente, perché che la derivata prima deve essere positiva. Quindi qui dentro ci sarà una funzione crescente, va bene, che deve essere... limitata da 5 mezzi π greco. Adesso questo non basta per dire che all'infinito questo dovrà tendere a 5 mezzi π greco, perché può darsi che tenda a un limite un po' più basso, 5 mezzi π greco, una funzione crescente qui sotto. Ho detto, non è che basta questo per dire che il limite è 5 mezzi π greco, però insomma dà un po' un'idea di dove dovrebbe essere
il limite. Va bene, questo è un altro esercizio. Allora, vediamo ancora questo, poi facciamo un po' degli esercizi di riepilogo su tutte le equazioni differenziali che abbiamo visto. Vediamo un po' questo. 2 più 1 più x y primo di x più x y x al cubo 0 uguale a meno. Mi chiede il limite per x che tende a meno 1 più. Allora, anche qui c'è una equazione differenziale, bisogna un po' vedere quello che succede. Chiede il limite per x che tende a meno 1. Allora, la prima cosa da fare è intanto capire se è lineare o non lineare. Questa è senz'altro non lineare, prima ancora di spostare i termini, è non lineare, perché che c'è una y prima ma c'è un yx al cubo. La y deve essere, per non essere lineare, deve comparire, so, per esempio, con un logaritmo, con un y al cubo, che non deve essere combinazione lineare. Se qui fosse scritto x al cubo, allora sarebbe lineare. Ma c'è la y al cubo, quindi questa è sicuramente non lineare. Quindi bisogna tentare di applicare la separazione delle variabili. Per separare le variabili, allora che cosa fate? Portate... potete portare questo pezzo da quest'altra parte, quindi, e dividere tutto per, quindi possiamo scrivere meno x y di x al cubo e dividere tutto per 2 meno x. Allora, in questa divisione ovviamente c'è un denominatore, questa volta la y. Per adesso non abbiamo ancora portato la y dall'altra parte, però comunque dividete per x e quindi bisogna ricordarsi, devo scrivere da qualche parte, che x è diverso da meno 1. Bene. Non è un caso che qui ti chiede il limite per x che tende a meno 1 da destra, perché? Beh, allora, in meno 1 quella roba non è definita. Io partirò da 0, dovrò andare verso meno 1 e quindi ci arriverò appunto da destra. Con dettagli che magari non occorre neanche, però diciamo la motivazione di questo più è dovuta a questo fatto. Va bene, allora adesso abbiamo separato le variabili, la funzione di x è questa qui, la funzione di y è quella là, e quindi separiamo le variabili. Quando separiamo dobbiamo dividere per y al cubo, e quindi qui la soluzione stazionaria è y di x identicamente uguale a 0, soluzione stazionaria. Va bene? Allora, dividiamo e scriviamo l'integrale di y su y al cubo. Questo andrà integrato da meno 1 a y di x. E poi dall'altra parte invece abbiamo il meno un mezzo, lo possiamo tenere fuori. E qui abbiamo x su 1 più x in dx. L'integrale va fatto da 0 a x. Quindi primo passo facciamo questa roba qua. Bene, allora adesso facciamo la primitiva di y 1 su y al cubo. Allora ricordo che y alla meno 3, y al cubo è y alla meno 3, e quando integrate potete fare y alla meno 3 più 1 diviso meno 3 più 1. Quindi quando integrate dovreste ottenere 1 su y quadro, e qui ottenete un meno un mezzo. Va bene? Bene, allora quando integrate qui ottenete... Allora, integrate qui, ottenete, abbiamo detto, la primitiva è meno un mezzo, e qui è 1 su y quadro, e qua va da meno 1 a y di x. Bene, fate a parte per favore. Questo adesso lo riscriviamo un attimo, qui c'è un altro meno un mezzo che faremo subito il favore di togliere con questo. Qui adesso dobbiamo fare questa integrale qua.
Allora, prima di fare questa integrale qui, questa è una funzione razionale, polinomi di sopra, stesso grado di quelli di sotto, bisognerebbe fare la divisione. Per fare la divisione basta che aggiungete e togliete 1. Allora, se aggiungete 1, qui mettete più o meno 1, se aggiungete 1 otterrete 1 nel rapporto, e col meno 1 invece verrà meno 1 più 1 più x. Tutto questo integrato in dx. Allora, proseguiamo qui l'integrazione, quindi qua la funzione integrale è x meno logaritmo del valore assoluto di 1 più x. Ok, questo da 0 a x. Il meno un mezzo l'abbiamo tolto prima. Allora, questo adesso dell'ausiliare lo posso cancellare. Allora, sostituiamo, vediamo un po' cosa viene fuori. Allora, viene 1 su y di x al quadrato, poi dovrei fare meno meno 1, quindi più 1, e poi qui da quest'altra parte invece resta solo il valore in 0, quindi x meno logaritmo di 1 più x. Guardate, adesso per esempio c'è, ma vabbè, adesso per adesso non importa niente, vedete qui c'è un valore assoluto, ma finché non crea un problema potete anche lasciarlo, però poi vedremo che non è utile. Allora, portiamo l'1 dall'altra parte. Scusi, non è meno 1. È meno 1, perché meno 1? Scusate, 1. 15? No, il primo è sì. Qui era, dove era? Qua? Ah, è il quadrato, grazie. Meno 1. Va bene, allora adesso portiamo questo dall'altra parte. 1 su y di x, allora facciamo così, prendiamo questa dall'altra parte e facciamo il reciproco, quindi troviamo y di x al quadrato, allora portiamo questo di qua e poi facciamo x meno logaritmo di 1 più x meno 1, una portata di là, quindi più 1, bene? Ok. Va bene, questa è la funzione. E che cosa dobbiamo ancora fare? dobbiamo togliere il quadrato. Quando togliamo il quadrato verrà un più o meno più o meno 1 radice di x meno logaritmo di 1 più x più 1. Bene? Ok. Allora, quale dobbiamo prendere? Più o meno? Dobbiamo guardare la condizione iniziale, y di 0 uguale a meno 1, quindi guardiamo un attimo velocemente in 0 che cosa succede. In 0 questo viene 0, questo viene 0, quindi viene 1. Vuole che faccia meno 1, quindi da prendere il segno meno. Ogni volta che siete di fronte a una biforcazione, se potete scegliere, dovete applicare l'unica cosa che avete sotto mano, cioè la condizione iniziale. Quindi c'è il segno meno. Allora, quindi la soluzione è questa. Allora, chiede di fare il limite, facciamo questo limite. Il limite è immediato. Adesso quando avete preso il segno meno, quando fate il limite per x che tende a meno 1, per x che tende a meno 1, che cosa succede? Questo qui fa meno 1 e più 1 fa 0. 1 e meno 1 tende a 0, no? E quando questo tende a 0 il logaritmo tende a meno infinito, quindi c'è il meno davanti, più infinito, e quindi quando fate il rapporto tende a 0 e quindi il limite fa 0. Bene? Ok? Ci sono domande? Allora, facciamo qualche esercizio sulle cose che abbiamo fatto sulle equazioni differenziali. Quindi questa allora, proviamo a fare questo. Thank you.
Dunque, adesso faccio un po' di esercizi, poi dalla prossima settimana faccio solo esercizi tutti sulla... su cosa devo fare? Su tutto il programma, su tutto il programma della seconda parte. E ovviamente mentre studiate, se notate qualche esercizio, qualcosa che se volete che io faccia, lasciate i foglietti sul tavolo e io li faccio. Anche se trovate da altre parti, su altri, quello che vi parla, quello che ha a che fare con questo corso, voi chiedete. Allora, vediamo un po' questa. Allora, innanzitutto bisogna capire che quando si fanno gli esercizi, uno fa, quando spiega la teoria, uno è lineare, va bene, è lineare, compare la tangente, compare uno su coseno, ma compare una variabile x, quello che bisogna guardare è la y per distinguere tra lineare e non lineare, quindi è lineare. Poi, tra lineari abbiamo fatto due tipi, o primo ordine con coefficienti non costanti, o ordine qualunque con coefficienti costanti. I coefficienti sono quelli che moltiplichi, quelli che sono davanti alla y, le sue derivate. Questa non ha coefficiente costante, non perché c'è 1 su coseno di x, ma perché c'è la tangente di x qua. Come c'è la tangente di x qua, questa ha coefficienti non costanti. E quindi è del primo tipo, il primo tipo che abbiamo fatto. Quindi questo bisogna farlo con il fattore integrante. Per il fattore integrante bisogna ricordarsi la forma normale, cioè quella che una si ricorda alla quale applicare il metodo. Bene, se ci sono delle cose qui, dei cambi di segno, bisogna prima aggiustarlo per mettere in questa forma. Quando uno l'ha messa in questa forma qui, deve ricordarsi la formula risolutiva. Allora, la formula risolutiva aveva a che fare con la moltiplicazione per il fattore integrante. Il fattore integrante è un esponenziale e qui c'è una primitiva di a piccolo. Bene, si moltiplica tutto, quindi quando moltiplicherete avrete un f di x per e alla ax, poi dovete integrare, aggiungere la costante e poi dividere tutto per e alla ax, quindi 1 diviso e alla ax. Questa è la formula risolutiva, va bene? Questo è quello che ti ricordi. Se ti ricordi il metodo che hai applicato per ricavarla, è più facile che te la ricordi per bene. Se vai a memoria, non è detto che la ricordi bene. Allora, quindi qui prima cosa bisogna calcolare il fattore integrante, quindi prendiamo tangente di x, dx, dobbiamo cercare una primitiva di questo. Allora, la primitiva della tangente si fa in questo modo, si scrive seno di x su coseno di x, poi si integra il seno, si porta all'interno, quindi si sta operando una sostituzione o ci si prepara per una integrazione per parti, questa operazione è in comune alle due cose. Quando mette all'interno ti viene qui meno coseno di x, quando integri il seno, e adesso il meno lo porti fuori e poi diciamo integrare ti viene logaritmo del coseno di x. Bene? Allora, questa è sono tutte le primitive di questa funzione. Adesso qui ci dobbiamo mettere una primitiva e potete scegliere quella che vi fa più comodo. Allora, quella che fa più comodo è quella con c uguale a 0, quindi quando dovete scegliere la a di x prendete quella che vi risulta meglio. Poi, siccome dovrete fare un esponenziale, attenzione a questo segno meno. Questo segno meno, potete fare l'esponenziale di questo e ottenere meno coseno di x, va bene? Perché l'esponenziale si applica al logaritmo. Qui la funzione più esterna non è il logaritmo, è il meno, è l'ultima operazione che fate, no? Calcolate il coseno, poi il valore assoluto, poi il logaritmo, poi cambiate segno, va bene? Quindi non è subito il logaritmo, quindi vi conviene adesso qui scegliere una primitiva e scrivere logaritmo di 1 su coseno di x, stare meno dentro il logaritmo.
Va bene, allora adesso possiamo fare il fattore integrante. Il fattore integrante vuol dire fare l'esponenziale di questo, e quindi qui ottenete 1 su coseno di x. Allora, va bene? Ok, quindi questo per quanto riguarda il calcolo del fattore integrante. Adesso possiamo anche provare, diciamo, a scrivere la formula risolutiva, vediamo un po' che problemi ci sono. Allora, la formula risolutiva mi dice, il fattore integrante è questo, la soluzione mi dice che devo fare qui valore assoluto di coseno di x, e poi qui devo fare integrale, qui c'è 1 su coseno di x, poi c'è e alla x, quindi 1 su coseno di x, poi c'è il dx, poi c'è la costante. Attenzione a questa parentesi, la parentesi piglia tutto, va bene? Non è una costante solo aggiunta, la costante poi dovrà essere moltiplicata per coseno, però su coseno. Qual è la cosa più antipatica in questa integrale? Il valore assoluto. Allora, bisogna farci qua, bisogna toglierlo, ma toglierlo mettendoci o 1 su coseno di x o meno 1 su coseno di x, dipende dalla situazione, dipende dal segno di quel fattore lì. Perché è venuto fuori questo valore assoluto? Cosa abbiamo fatto di male per meritarci questo coseno di x? Ma allora, se voi guardate l'equazione, va bene, prima di partire in quarta con tutte le risoluzioni eccetera, dovete dare un po' un'occhiata al dominio. Allora, qual è il dominio di questa equazione differenziale? Allora, voi la y non la conoscete, quindi sulla y non potete dire nulla, ma sui coefficienti sì. Perché questa equazione qua, voi dovete pensare che l'incognita y di x e la verifica deve essere fatta per la x che appartiene a un intervallo, va bene? Dovete trovare y di x, ma questa equazione è un'equazione che va verificata in un certo numero infinito di punti che sta in un intervallo. Che intervallo devo prendere? Allora, intanto deve essere un intervallo che contiene il punto iniziale, deve contenere lo zero. E poi ti puoi spingere a destra, a sinistra, finché puoi, va bene? Allora, se io sto in zero e voglio vedere a destra e a sinistra fin dove posso andare, che cosa c'è che non va in questa equazione? C'è una divisione per coseno, c'è una tangente, va bene? Allora, se voi siete in zero e vi spingete in questa direzione, quello che vi può capitare è che quando arrivate in pi greco mezzi saltano un po' di cose, cioè il tangente non sapete che valore darci, il coseno diventa zero, non ci potete andare oltre pi greco mezzi. Quindi fino a pi greco mezzi ci potete arrivare tranquillamente. E quando andate invece indietro da quest'altra parte avete lo stesso identico problema. Quindi questo intervallo massimale che trovo ogni tanto una soluzione, anche quella non è una cosa che uno ti chiede perché per vedere se lo sa, ma è una cosa che serve perché ti permette di togliere questo problema che c'è, va bene? Allora, quindi questa funzione che noi stiamo cercando, prima ancora di cercarla vogliamo capire dove sarà definita. Allora, sarà definita, se ci va tutto bene, non oltre questo intervallo qua, tra meno pi greco mezzi e più pi greco mezzi. Va bene, non ha senso scavalcare questo, perché qui nell'equazione quando scavalchi quello salta da roba, non puoi verificare niente. Quindi questo è l'intervallo. Allora, in questo intervallo la funzione coseno com'è? La funzione coseno è positiva. La funzione coseno tra meno pi mezzi e pi mezzi è positiva. E quindi se è positiva, ma che ti tiene a fare il valore assoluto? Lo puoi togliere. Allora, uno dice, ma allora perché è venuto fuori il valore assoluto? Ma è semplice, perché se il punto iniziale non fosse stato questo, ma fosse stato dall'altra parte, fosse stato, che ne so, di qua, va bene? Allora qui ti puoi spingere a sinistra e a destra, va bene? Però magari lì, in quell'intervallo lì, il coseno è negativo, e allora avresti preso meno coseno. Perché quando tu applichi la formula risolutiva è una formula generale, ti deve dare una formula che va bene in tutti i casi. Che ne sa la formula risolutiva se il tuo punto iniziale sta in 0 piuttosto che in 2π greco? Ti fornisce la risposta per tutti i casi. Ma quando hai troppa roba, va bene, un metodo generale ti fornisce alle volte più cose di quelle che ti servono. E allora devi essere bravo a togliere la roba che non ti serve. La roba che non ti serve è questo coseno qua. Questo valore assoluto si può togliere, perché in quell'intervallo
è positivo, va bene? Se tu lo togli e non mi dici niente, io qualcosa ti devo togliere, te lo tolgo io però, va bene? Non tanto perché non è questo, diciamo, l'obiettivo, però è un'attenzione che bisogna dare. Quando tu fai una cosa, togli qualcosa, devi motivare il perché, eh? Se no potrebbe essere sbagliato. Allora, proseguiamo il calcolo, quindi adesso da adesso in poi va tutto liscio. 1 su coseno al quadrato di x in dx più costante. Allora, integriamo il coseno, ci viene la tangente. Costante. Coseno di x per tangente di x, il coseno si può semplificare, ma non perché è diviso per coseno, perché siamo lontani da pi che commenti, non pi che commenti, quindi potete semplificare. Quindi viene seno di x più costante che moltiplica coseno di x. Ora, questa costante qua, in realtà, diciamo, sulle dispense c'è anche la formula risolutiva che tiene conto della condizione iniziale. Allora, o usate quella, vi ricordate quella, oppure potete fare i conti in astratto, in generale fino alla fine, e poi imporre la condizione iniziale. E imporre la condizione iniziale vuol dire, se c'è una costante arbitraria, vedi un po' se questa costante può soddisfare la condizione iniziale. Quindi qui non abbiamo messo gli estremi di integrazione, adesso però dobbiamo imporre la condizione iniziale. Y di 0, che deve fare 4, è uguale a che cosa? È uguale a seno di 0 che fa 0 più coseno di 0 che fa 1, quindi più costante. Quindi qui la costante è uguale a 4. E quindi questo vuol dire che la soluzione di questo è y di x seno di x più 4 coseno di x. Era più, vero? Bene, questa è la soluzione finale, e sarebbe meglio scrivere che questa roba qui vale tra meno pi greco mezzi e più pi greco mezzi. Anche se qui non sembra che questa funzione abbia dei problemi in pi greco mezzi, meno pi greco mezzi, questa infatti non ce l'ha questo problema, ma è un problema rispetto all'equazione. Tu volevi la soluzione di questo? Beh, allora in pi greco mezzi non ci puoi andare. E questa è la soluzione. Generale, bene. Che tipo di equazione differenziale è lineare, di ordine 2 a coefficienti costanti. Quindi per questo tipo di equazioni bisogna ricordarsi l'importanza del polinomio caratteristico. Questo fattore integrale, qui invece è il polinomio caratteristico. Il polinomio caratteristico in questo caso è una maniera per rendere algebrico il conto, che in realtà è il calcolo differenziale. Bene, quindi è una specie di scorciatoia, perché vi permette di lasciare per un attimo il livello differenziale, andare a livello algebrico, dove le cose vanno meglio. Bene. Quindi si traduce questo problema in un problema algebrico più semplice. Z quadro più 2z più 2 uguale a 0. Bene, che apparentemente non c'è nessuna relazione tra questa cosa qui e questa. Qui è un'equazione,
questo è una derivata, questo è un quadrato, qui l'incognita è una funzione, qui è un numero, sono cose completamente diverse. Facciamo una teoria che vi permette di fare questa, questo passaggio. Allora, qui bisogna trovare le soluzioni. Allora, quando trovate le soluzioni potete applicare la formula generale, ma se vedete alcune cose che si possono notare ad occhio qui, questo è z più 1 al quadrato più 1 uguale a 0. E quindi questo permette di trovare subito le soluzioni, più facilmente. E quindi questo vuol dire che devo fare la radice quadrata delle radici quadrate di meno 1, che sono più e meno i, e quindi trovo che le soluzioni sono meno 1 più i, meno 1 più o meno i. Bene? Ok, se fate la formula risolutiva ci metterete un po' più di tempo, forse, ma ok, quindi queste sono due soluzioni complesse coniugate, e ad ogni questo procedimento di, che rende algebrico il problema differenziale, c'è un rapporto tra funzioni e numeri complessi. Qual è questo rapporto? Che quando tu trovi dei numeri devi associare delle funzioni. E quali sono queste funzioni? Allora, sono e alla meno x coseno di x, e l'altra è e alla meno x seno di x. Bene? Se qualcuno qui a questo punto dice non ho capito, deve andarsi a leggere per bene la procedura da seguire. Non c'è niente da inventarsi, bisogna capire il procedimento che permette di assegnare a una coppia di numeri complessi due funzioni, che sono queste qua. Qui non c'è niente da capire, c'è da applicare un metodo. Allora, quindi la parte omogenea delle soluzioni di questa parte qua, anche qui, se uno ha in mente le cose che ha fatto a geometria, capisce, anche se non ho dato i dettagli, capisce meglio perché ci vuole la parte omogenea più la parte particolare, che anche nei sistemi lineari si trova prima il nucleo e poi si aggiunge, si fa la traslazione. Qui la stessa cosa, si fa prima la parte omogenea e poi si traslerà non di un vettore ma di una funzione che sarà la soluzione particolare. Quindi prima si trova la parte omogenea. La parte omogenea vuol dire trovare il nucleo, va bene? Allora, sono parole che prima o poi dovrete essere capaci di usare, anche fuori dal contesto dei singoli esami. Allora, quindi la parte, quindi si fa una combinazione lineare, e questa qui sono tutte le soluzioni, descrivono il nucleo di questa, le soluzioni della parte omogenea. Adesso quello che ci manca è una soluzione particolare. Quanto dobbiamo traslare queste soluzioni per ottenere la soluzione di quello che ci serve? Quindi dobbiamo trovare y asterisco di x. Allora, come facciamo a trovare y asterisco di x? Beh, dunque, allora, se già per gli integrali c'è, diciamo, una marea di metodi per riuscire a integrare una generica funzione, figurarsi per le equazioni differenziali quanti metodi ci sono. Il metodo che abbiamo visto noi per recuperare la forma della soluzione particolare funziona se qui avete una funzione di un certo tipo. Qual è la funzione di classe di funzioni di cui sto parlando? Esponenziale per funzioni trigonometriche per polinomi. Questa è di questa forma. In questo insieme si associa sempre ad ogni funzione un numero complesso, ad ogni numero complesso associato a un insieme di funzioni. Qui che numero associate? Allora, qui il coefficiente è 1, alfa è uguale a 1, perché è il parametro esponente dell'esponenziale. La parte trigonometrica non c'è, quindi qui si associa il numero 1, il numero complesso uguale a 1. Perché è importante questa associazione? Perché adesso per imporre la forma, va bene, dobbiamo capire che rapporto c'è tra questo numero e il polinomio caratteristico. E questo realizza il collegamento tra queste due cose, perché fino adesso uno le fa separatamente. Prima guarda questo, poi guarda quest'altro. Uno, prendi uno, o guardi nel polinomio, che molteplicità ha quel numero nel polinomio? La molteplicità è 0, perché? Perché le soluzioni sono queste, e uno non è soluzione. Quando non è soluzione, la molteplicità è 0. Bene, allora y asterisco
la forma che dovrà avere si semplifica un po' perché il fattore x alla m davanti non c'è, cioè x alla 0. E questo farà sì che la funzione, siccome poi bisognerà derivarla, sarà più semplice da derivare. E poi cosa bisogna metterci? Bisogna metterci l'esponenziale, poi bisognerebbe metterci il coseno di 0 che è 1 e il seno di 0 che è 0, e davanti a questi due termini bisognerebbe moltiplicare per un polinomio. Che polinomio? Un polinomio generico dello stesso grado di quello che sta qua, qui grado 1, quindi bisogna metterci di grado 1, e quindi ci metti ax più b, sarebbe ax più b per coseno di 0x che è 1, più cx più d per seno di 0 che è 0, quindi quella parte lì non la sta neanche a scrivere, okay? Va bene, allora questa è la forma, generale. Adesso vediamo come si fanno a trovare questi a e b. Questo è, diciamo, una volta che uno ha individuato la forma deve solo applicare la definizione di soluzione. Cosa vuol dire che stai cercando una soluzione? Una soluzione sarà difficile da trovare, ma per verificare se è soluzione basta che la sostituisci. Anche con le equazioni algebriche funziona così. Sarà difficile trovare tutte le soluzioni, ma se tu hai un numero per verificare che è una soluzione, basta che sostituisci. Se viene 0 è soluzione, se no no. E allora sostituiamo. Allora, in questa sostituzione ci sono dei conti stupidi, va bene, ma che vanno fatti bene, perché se no sbagli. Allora, bisogna fare tutte le derivate. Allora, il tuo ingegno in questo caso dove lo metti? Cercare di fare il conto una sola volta, puoi sbagliare durante il conto, ma in maniera tale che un errore non influenzi tutto il resto. Allora, devi fare le derivate? Allora, fatele a parte se le derivate. Derivata della x per ax più b più è la x per la derivata di questo, cioè a. Va bene? Adesso qui puoi anche mettere tutto insieme, fai un passaggio. E questa è la derivata prima, poi devi fare la derivata seconda. La derivata seconda, come vedete, quando avete un esponenziale è sempre così, potete prendere l'esponenziale, va bene, e tenerlo davanti a tutto il resto, perché poi alla fine comunque dovrete raccoglierlo, no? E allora avete un polinomio? Allora semplicemente scrivete il polinomio non derivato, che in questo caso è ax più b più a, ax più b più a, più che cosa? Il polinomio è questa volta derivato, quindi più a, va bene? È la stessa operazione che ho fatto qui sopra, ma se tu dopo che l'hai fatta tre volte capisci che quando c'hai esponenziale per polinomio viene sempre l'esponenziale raccolto, è inutile che stai a fare ogni volta questo passaggio e poi raccogli subito, no? Raccogli e ci metti, il polinomio di prima più il polinomio non derivato. Mi tocca dirvi anche queste cose qua. Poi dice, non ho avuto tempo per fare i conti. Cioè, se tu per fare un conto così ci metti tre pagine, è chiaro che non c'hai tempo. Allora, sostituisci. Anche nella sostituzione, che piccola magia accadrà? Questo esponenziale sta in tutti i termini. È una cosa lineare, Quindi se è una cosa lineare, vuol dire che se c'è l'esponenziale qua, qua e qua, questo esponenziale si raccoglie. E se l'esponenziale poi si raccoglie, si semplifica con questo. Quindi qual è la parte... quella che ti interessa per il conto, devi trovare a, b, a e b, va bene, l'esponenziale diciamo, c'è ma dovrà essere semplificato. Allora sostituisci solo la parte che ti serve, l'esponenziale sta qui, qui e qui, sta anche lì in fondo, è stato fatto apposta di questa forma perché si semplifichi, quindi è inutile che lo metti, sostituisci subito la parte importante, ax più b più 2a, questa è contributo interessante della derivata seconda. L'esponenziale sì, guardate come poi vedete che dice vabbè, l'esponenziale dove l'hai messo? Allora metto qua davanti, però fatela almeno raccogliere. X non li voglio più vedere, li togli. Adesso che hai scritto così, va bene, che non hai fatto operazioni al volo tipo moltiplicare o peggio ancora cambiare segno davanti alla parentesi, pericolosissimo, mettete le parentesi, cambiate, dato dovete fare, ancora un passaggio dovete fare, fatelo dopo. Va bene, adesso cosa facciamo tutti insieme? Cerchiamo di fare il conto e separare subito il coefficiente di x e il coefficiente termine noto. Che uno fa questo conto una volta, ma
prevede un po' quali saranno i passaggi significativi, non è che fa solo una marea di conti e non ordina niente durante il conto. Allora, qui il coefficiente di x quant'è? Allora, metticino a x, allora c'è una a, una 2a, una 2a, 5a. Poi i termini noti, i termini noti più difficili. Allora c'è, vediamo un po', sarà un po' di a, un po' di b. Allora quante b ci stanno? 1, 3, 5. 5 b. E poi c'è quante a? 2a, 2a. Bene? E allora questo qui deve essere uguale a x. Bene, allora abbiamo che a è uguale a un quinto, che vi ripeto, questi sono conti stupidi, ma dimostri un po' non di intelligenza ma di praticità se lo fai bene. Allora qui poi abbiamo anche b, b uguale a meno 4 a quinti. Quindi ben meno 4, 25. Un valore orrendo, ma... Va bene, e allora la soluzione particolare da aggiungere a quello che avete già trovato, per trovare la soluzione generale, è alla x, poi c'è un quinto x meno 4, 25. Bene, questa è la... Va bene? Ok, basta così. Chi ha da fare domande viene qui a...